Salve a tutti ragazzi, oggi riprendiamo il nostro discorso sulla storia, studiando questo imperatore Carlo V d'Asburgo che aveva un sogno importante. Lo abbiamo già detto altre volte, quello di creare, di formare un impero universale. Apriamo il nostro libro a pagina 34 e come potete osservare, insomma, abbiamo anche un'immagine di Carlo V, lo vedete a sinistra in alto, circondato da altri personaggi che studieremo in questa parte di storia, Massimiliano I, Filippo e Maria di Borgogna. Abbiamo dunque un quadretto familiare di questo imperatore che apparteneva, vi ricordo, alla famiglia d'Asburgo. Ingrandiamo il testo del nostro libro elettronico. Il primo punto di riflessione, senza dubbio, è come Carlo d'Asburgo, vedete, eredita un immenso territorio. Siamo giunti nel 1519. Carlo d'Asburgo era giovane, era un giovane re. E improvvisamente diventò sovrano di un territorio molto grande, molto esteso, immenso. Così grande che Carlo amava ripetere a tutti i suoi sudditi che sulle sue terre non tramontava mai il sole. Sottolineiamo questa parte che è molto molto interessante sul nostro libro. Già dal Medioevo, vedete, le famiglie dei grandi re cercavano di organizzare i matrimoni fra re e regine. Questo era avvenuto in diversi stati europei per naturalmente accrescere, aumentare e estendere tutti i loro domini. E in poco tempo Carlo ereditò dai suoi parenti molti regni. Vediamo quali furono. Dai nonni materni, dalla parte appunto della madre, che si chiamavano, vi ricorderete sicuramente, li abbiamo già studiati in passato, Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, Carlo V ereditò la Spagna e tutti i suoi domini, che all'epoca comprendevano i regni di Sicilia e di Napoli, in Italia, lo abbiamo studiato nelle lezioni precedenti. E inoltre ereditò anche le recenti colonie americane che erano state conquistate e colonizzate nel Nuovo Mondo. Sottolineiamo dunque questa parte sul nostro libro perché poi la dobbiamo studiare. Dai nonni paterni, dalla parte del padre, che si chiamava Massimiliano d'Asburgo e Maria di Borgogna, Carlo V ebbe in eredità l'Austria, la Boemia, la Franca Contea e i Paesi Bassi. Sottolineiamo questa parte sul nostro libro. Come potete osservare, dunque, Carlo V mise insieme un territorio grandissimo. Lo potete vedere anche nella cartina in basso. Abbiamo dunque un'eredità spagnola, quella ereditata da Ferdinando e Isabella, e abbiamo un'eredità asburgica, quella ereditata invece da Massimiliano d'Asburgo e da Maria di Borgogna. Vedete che territorio immenso che mise insieme Carlo V, creando un vero e proprio impero.
Quando nel 1519 i principi elettori, che all'epoca erano sette, che eleggevano l'imperatore, lo elessero imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, prese il nome di Carlo V. Era un sovrano giovane, molto cattolico, e a questo punto ritenne di aver ricevuto un importante compito da realizzare. Quello di cui vi dicevo all'inizio della lezione, quello cioè di creare il più grande regno universale cristiano-cattolico in Europa. Sottolineiamo su questo libro perché questa parte va sottolineata e studiata per bene. Studierete poi in questa lezione anche le parole chiave, quelle che trovate a sinistra del nostro libro, perché sono molto importanti e sono collegate al testo che studieremo, la parola ceto e la parola mercenario. Per ceto si intende una classe, una categoria di cittadini, caratterizzata da particolari condizioni sociali o anche da una determinata attività o professione. La parola mercenario, invece, è il soldato che va in guerra, pagato, riceve un pagamento di una somma di denaro, o anche va al servizio di un paese diverso dal proprio.